Helen Mirren, una inglese di eccezione, si può dire così, una regina per gli italiani. No, no, attrice, non regina. Sì, ma insomma, per gli italiani lei è la regina delle attrici, diciamo così, no? Sicuramente. Sì. Che è qui, in mezzo a questa meravigliosa campagna salentina. Perché è venuta qua? Io ho visto il mare al notte con la luna grande, piena. È una cosa incredibile. E allora I fell in love, coup de foudre, come dici? Sì, è un innamoramento, una cotta, come sì, si dice, sì, un innamoramento. Una cotta. Cotta, una cotta, cotta. Quando uno si innamora immediatamente. Sì, è una cotta. Ma cosa c'è, nel, per esempio, in questo Salento, in questo piccolo pezzo d'Italia che la colpisce? Cioè, in fondo c'è una campagna, ma... C'è una forza incredibile in questo posto. La gente è connessa profondamente a questa terra. È per questo che mi piace questo posto, questa bellezza del paesaggio plasmato dall'uomo. Però il rapporto che le persone qui hanno con il territorio è contraddittorio. Da una parte la grande cura della campagna, degli oliveti, dall'altra un completo disinteresse, come dimostrano la spazzatura e le discariche abusive nelle campagne. Ma penso che le cose qui stiano cambiando. But I think now things are changing here. Gli inglesi hanno in qualche modo già colonizzato la Toscana, no? Sì. È vero, no? Col Chianti c'è la scoperta della sono Firenze. Abbastanza italiani, sì, sì, anche. No, certo. Lei potrebbe essere considerata un'anticipatrice di una ondata di interesse, per esempio, per questo genere di posti qui in Italia, questi posti un po' meno conosciuti come il Salento. Sì, gli inglesi sono un elemento positivo. Ad esempio, nel sud della